d'Onda del Sud. Oggi siamo in compagnia di Michele Filipponio, imprenditore barese, nonché dirigente politico del Partito Meridionalista. Buongiorno Michele. Buongiorno. Lei qualche giorno fa ha posto l'attenzione su di una questione che ha visto protagonista il Consiglio regionale pugliese. Possiamo definire questa questione scandalo sotto il sole di agosto, perché i consiglieri regionali pugliesi, con un emendamento che è stato approvato in sordina, in silenzio, hanno reintrodotto il 27 luglio il trattamento di fine rapporto. Il TFR che vale dal 2013. Perché appunto definiamo questa, diciamo, l'approvazione di questo emendamento uno scandalo o, come qualcuno ha detto, una porcata all'italiana? Prego, ci vuole parlare un po' di questo emendamento? Cos'è accaduto il 27 luglio? Allora, praticamente queste, da quello che si è apportato dalle prime notizie che ho letto e poi successivamente riportate da qualche testata giornalistica regionale, questi emendamenti, inerente proprio la liquidazione di fine rapporto, è stato inserito all'ordine del giorno ed è stato votato all'unanimità dai 40 consiglieri di maggioranza e opposizione della Regione Puglia. E quindi non è stato fatto dibattito, quindi è stato votato direttamente. È impossibile scrivere nell'ordine del giorno senza che nei giorni, nelle settimane, nei mesi precedenti non si vada ad analizzare, diciamo, i vari argomenti. Sembra che ci si sono alzati di buon auspicio il giorno 27 luglio al Consiglio regionale e hanno votato all'unanimità. Questo, diciamo, questo loro accredito, diciamo, a fine mandato. Ovviamente molta gente ha definito, diciamo, questo provvedimento una porcata, che ci sta, a fine conto. Non è l'unica a livello regionale, a livello nazionale, però ci sta, diciamo, nel contesto. Anche perché loro cercano, almeno da quello che ho letto anch'io, di far passare questa reintroduzione come una normale liquidazione, ma in realtà non è una normale liquidazione, perché? Allora, loro infatti molti capigruppo che sono stati, diciamo, contattati, hanno esposto anche loro stessi tramite social le motivazioni, loro dicono che si adeguano ad una legge nazionale, ancora peggio, cioè praticamente loro sono alieni, cioè non vivono il quotidiano, quello che si può, diciamo, percepire, ma ovviamente quando bisogna fare quadratura al cerchio, loro riescono a trovare i soldi per loro e non poi veniamo da un periodo pandemico, insomma, di crisi sociale, economica, sanitaria, loro riescono a trovare i soldi per loro e non, diciamo, per le aziende che chiudono, per i cittadini bisognosi, eccetera. Quindi ovviamente è una cosa fatta sotto banco, sotto bosco, che ha visto, come fanno molti partiti a livello nazionale, diciamo, l'unione di intenti, e ci sono riusciti. Esatto, e poi appunto in tempo di pandemia, in tempo di trasparenza, collegialità, mi pare proprio che questa trasparenza sia andata a farsi benedire, perché in realtà, come abbiamo già detto, questo TFR vale dal 2013 e quindi per almeno 8 anni questi soldi saranno versati solo dalla regione, quindi non si può parlare di una normale liquidazione, perché di solito è una normale liquidazione quando sono i lavoratori ad accantonare una quota mensile del loro stipendio per il TFR. Quindi proprio la gravità è proprio in questo, che questo TFR riparte dal 2013. 13. E ora abbiamo, però c'è stata una, diciamo, una voce fuori dal coro, quella della consigliera Laricchia. Lei infatti, noi abbiamo detto, come ha detto lei, che questo TFR, l'emendamento, è stato approvato all'unanimità, però la Laricchia in realtà ha richiesto che venga abrogato tale emendamento. Qual è la posizione quindi di Antonella Laricchia?
Allora, io ho letto anche la proposta, l'oggetto, insomma, Sì. che l'Antonella Laric ha mandato al presidente del Consiglio regionale della Puglia, la dottoressa Loredana Capone, in cui dice di abrogare proprio questa modifica di legge. Va bene, lei poi ovviamente da riva riposta ha detto anche che lei non era presente in Consiglio regionale per motivi di salute, quindi ha mandato il certificato medico. Va bene. Comunque, ho detto, se c'è da approfondire, analizzare, fare raccolta firme, eccetera, ben venga, in modo tale che la gente, i cittadini pugliesi, sono al corrente di quello che succede dietro i loro occhi, perché comunque queste cose si fanno, è una cosa praticamente burocratica, tecnica, quindi deve passare inosservato. Ovviamente, diciamo, la fortuna vuole che non tutti sono uguali, vuol dire, al loro modo Certo. di pensare. Ci sono sempre i partiti regionali pensano che non vengono osservati, quindi loro possono muoversi da soli, insomma. Però ovviamente quando c'è gente, insomma, come il nostro partito, che guarda, osserva, scruta, si informa, Yes. ovviamente queste cose deve portare alla luce del giorno, perché così sono diciamo, degli schiaffi che noi abbiamo continuamente e non è giusto, non è corretto, non è corretto. Tanto è vero che oltre alla scissione interna del Movimento 5 Stelle, vediamo che buona parte dei consiglieri regionali del 5 Stelle è a favore, cioè ha votato a favore di questo Certo. provvedimento. E vediamo di contattare la dottoressa Antonella Hic per vedere un po' questa comunione di intenti, per poter fare raccolta firme, eccetera. Però la miglior cosa che i consiglieri regionali dal loro rientro dalle ferie, anche perché comunque stanno seguendo questa involuzione sui Sì. social di quello che è successo, che rientrino e ovviamente col consiglio regionale il più prima possibile facciano l'abrogazione di questa, diciamo, di questa emendamento di una legge regionale, parliamo, quindi. Certo. Se no, ovviamente, per quanto posso già anticipare, sarà, diciamo, il punto all'ordine del giorno per noi, per il Partito Meridionalista, per le elezioni regionali del 2025. Quindi, voglio dire, già andiamo diretti contro tutti i partiti presenti nel Consiglio regionale. Quindi sta a loro capire se vogliono sopravvivere o vogliono già suicidarsi prima del 2000, suicidarsi nel senso politico del termine, suicidarsi prima del 2025. Certo, questo io concordo con le sue parole perché appunto c'è bisogno proprio di movimenti che abbiano a cura il territorio, che lavorino per il territorio e mi pare comunque di aver capito che il Partito Meridionalista potrebbe affiancare la dottoressa Laricchia nella raccolta delle firme perché questa è una battaglia che non può che accomunare, che ha a cuore il nostro territorio e il bene dei cittadini e quindi il bene comune. E io la ringrazio della sua disponibilità, le auguro in bocca al lupo e buon lavoro al Partito Filippo. Meridionalista. Arrivederci, buona giornata. Salve, buona giornata a voi. Grazie. Allora, chiudiamo.